Ci sono città che abbagliano per la bellezza accademica, altre che ti fanno sentire subito a casa, come Madrid. Sempre viva e vivace, borgo e capitale allo stesso tempo, Madrid è un abbraccio senza pregiudizi. Il suo spettacolo va in scena ad ogni ora tra i vicoli dei suoi quartieri storici, Lavapiés, Chamberí, Malasaña, Chueca, un mosaico sotto uno stesso cielo azzurro, l'azzurro di Madrid. La Madrid che vi mostro in questo episodio è l'altra Madrid, quella degli stretti vicoli del quartiere di Lavapiés, delle sue taverne dove mangiare tapas da una all'altra, a volte anche in piedi su un bancone, delle cañas ad ogni ora, dello sfruttare ogni ora della giornata fino a tarda notte, soprattutto a tarda notte, e poi anche del lungo fiume riqualificato anni luce dalle zone turistiche come la Gran Via, come l'Arenal, come Plaza Mayor, dove oramai ha poco senso transitare per via dello stress generato dalla quantità di turisti. Questa è la Madrid di un reporter in valigia, e se non l'hai già fatto, iscriviti al canale YouTube. Sto camminando totalmente a caso, sono arrivato a Madrid da pochissimo e mi sono imbattuto in questo grazioso quartiere con questa via, la Calle de las Huertas, dove c'è un mercatino di oggetti di design. Questo è un quartiere letterario, qua hanno vissuto alcuni dei più importanti uomini di lettere della Spagna, tra cui Cervantes. Ci sono stati caffè letterari in cui si è forgiata la politica spagnola. Qua vicino c'è tra l'altro il Parlamento, la Camera dei Deputati e il Senato, e quindi è un luogo in cui le menti hanno lavorato molto nei secoli. Madrid è anche la città dove ripararsi nei mercati coperti e nutrirsi di prodotti locali. Dai mercati più pettinati e affollati del centro a quelli più economici e autentici come il Mercado de San Fernando. Adoro Madrid, sono venuto qua la prima volta una quindicina d'anni fa ed è incredibile come quando passa così tanto tempo ci si dimentichi quasi tutto. Comincio la giornata con un classico, cioccolata calda e churros. Tutti amano queste frittelle dolci, cilindriche, io onestamente un po' meno. Cosa amo veramente? Camminare, camminare e camminare. Con la caduta del regime era esplosa la movida nel quartiere di Malasaña dove mi trovo ora. Era un quartiere bohemien dove viveva il ceto medio, oggi invece la situazione è completamente cambiata. Fino a 20 anni fa era in realtà un quartiere anche abbastanza pericoloso, c'erano problemi di droga. Negli ultimi 20 anni invece si è tremendamente gentrificato, quindi il prezzo al metro quadro è salito alle stelle. Oggi vivere qua costa davvero tanto e quindi i bohemian si sono poi spostati altrove, dove vedremo tra poco. E questo quartiere oggi è pieno di negozi, di terrazze. La movida però va avanti, certamente. Ma Lasagna, oggi alquanto benestante ed eclettica, mantiene un carattere underground che attrae molti visitatori. Pochi passi più là si fende un'altra atmosfera. Quando il quartiere di Malasaña si è gentrificato, la gente si è spostata a Lavapiés, che è diventata la nuova Malasaña di fatto. Un quartiere inizialmente povero, popolato da immigrati provenienti dall'Africa, dal Medio Oriente, dal resto dell'Asia, che poi si è trasformato appunto nella nuova Malasaña, nel nuovo quartiere bohemien, anche se anch'esso negli ultimi anni si sta piano piano gentrificando, gli affitti continuano ad aumentare, le tante trattorie stanno insomma per essere sostituite da locali di tendenza. Però qua ci si può davvero divertire con la movida madrilena a tutte le ore della notte, tutti i giorni della settimana, soprattutto nei weekend, quando bisogna prendere un posto nel primo pomeriggio per poter rimanere poi nello stesso locale fino a sera, perché altrimenti poi è impossibile trovare un tavolo. Ci sono viali su viali di locali uno dopo l'altro dove la gente si gode la vita, si passa da un locale all'altro. Io ho passato qua il weekend insieme a degli amici madrileni che mi hanno fatto proprio godere della movida madrilena come la vivono loro,
e siamo passati qualcosa tipo 6 o 7 locali nella stessa giornata, da una cagna di cerveza accompagnata da tapas a locali in cui si mangia in piedi gustandosi dei piatti locali come possono essere le lumache, la pancetta fritta, l'intestino, le orecchie di maiale, addirittura ci sono un'infinità di locali di scelte gastronomiche di tutti i tipi. I miei amici madrileni non scambierebbero l'AvaPS dove vivono con nessun altro posto al mondo, però appunto è in continua trasformazione, i costi stanno diventando talmente alti che la gente del posto sta abbandonando, si sta spostando sempre più all'esterno del centro, nella zona sud, nella zona ovest della città. Insomma, accorrete perché, come sapete, le città, soprattutto le grandi città, si stanno trasformando, i centri storici stanno diventando sempre più costosi, la gente del posto non se li può più permettere, c'è il problema degli affitti brevi che sta svuotando i centri storici degli abitanti del posto, quindi accorrete e venite a godervi l'atmosfera ancora bohemienne e certamente divertente di LavaPS prima che sia troppo tardi. Al margine di LavaPS si entra in un salone luminoso fuori dal tempo. Ora Sale Kiss era un ex cinema porno che è stato trasformato in un bar dove vengono proiettati film non più di quel tipo e dove ci si può quindi godere un momento di svago gustandosi un drink o mangiando qualche cosa in quella che era una sala cinematografica piuttosto piccante. A Madrid è piuttosto tipico mangiare in questo modo, cioè non sedendosi in una trattoria come si fa in Italia dove si sta seduti ore a mangiare, ma si va da un posto all'altro. Non è proprio street food perché ci si siede all'interno del locale, a volte magari si sta in piedi al banco e si prova in ogni posto un piatto diverso, una tapas diversa, in questo caso l'hummus accompagnato come sempre da una cagna di cerveza. Fuori dai circuiti turistici vi è senz'altro la passeggiata lungo il fiume Manzanares, che scorrendo fuori dal centro è poco battuto. Il suo senso di posa è apprezzato solo dagli abitanti dei quartieri circostanti. Ma ritorniamo nella frenesia del centro. All'ombra di platani alti una ventina di metri si estende il mercato di Rastro, che non potete mancare se venite a Madrid nel weekend, perché si tiene tutte le domeniche mattine circa dalle 8 al primo pomeriggio e c'è veramente di tutto, dagli accessori, vestiti, giocattoli, gioielli, bigiotteria, oggetti di design, oggetti per la casa, insomma i classici mercati rionali. C'è anche il mondo, tantissima gente, occhio non solo alle borse in vendita ma anche alle vostre di borse, perché molto affollate, ci sono anche pickpockets. Poi prosegue nelle vie laterali con il mercato delle pulci, dove qua lo svuota cantine ha riempito un'intera piazza e trovate i ricordi, le memorie della gente del posto. Un'anziana signora suona un organetto a manovella, le mani frugano riportando in vita ricordi dimenticati. Un anziano legge, un altro vende solo antiche chiavi che aprono chissà poi cosa. Mi piace tantissimo visitare i mercati delle pulci delle città che visito, perché si capisce quali sono, insomma, le diverse anime che riempiono le case di culture diverse, per cui è un po' come curiosare nella storia delle famiglie dei paesi che si visitano. Di bellezza Madrid ne è piena, nei suoi musei, dai classici ai contemporanei, in una passeggiata al Parco del Ritiro, tra cipressi a forma di bolla, tappeti di fiori e palazzi di cristallo. Da un punto di vista politico, Madrid è sempre stata amministrata prevalentemente dai conservatori, sia la città che la regione. Mantiene però un'anima progressista ed è certamente una città dove potersi sentire liberi di esprimersi nella totale libertà. Liberi come l'azzurro di Madrid,
la sua luce liquida che rende calda e brillante ogni superficie, che gioca a nascondino con le ombre. Madrid è una di quelle città senza volto, senza un unico volto, un'unica immagine che ci permetta di identificarla, come può essere ad esempio Parigi, come può essere Roma, Napoli, altre grandi città. È una città non propriamente bella nel senso comune del termine di bellezza legato ad una città. La bellezza ci ricorda ad esempio i boulevard di Parigi, le chiese barocche rinascimentali di Roma, il panorama sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio. Non è una città dagli infiniti scorci mozzafiato come appunto Parigi o Roma, anche se quelli non mancano. Non è una città ossessivamente scenografica, non è una città dal paesaggio struggente o dalle foto cartolina. La bellezza di questa città risiede soprattutto nel modo in cui può essere vissuta, dal suo costante mutare nelle stagioni così come nelle ore della giornata, da un quartiere all'altro. Ed è una delle mie capitali preferite in Europa, di certo uno dei posti dove ci si diverte di più. Continua a viaggiare, iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.